Buongiorno ragazze, bentornate sul canale. Come state oggi? Tutto bene? Come sta andando la vostra quarantena? Quanti chili avete messo o quanti ne avete persi con l'allenamento? Io sono in mezzo, cioè oggi mangio, poi mi alleno per alleviare i sensi di colpa per aver mangiato, poi mangio di nuovo perché ho fame e poi mi rialleno di nuovo per bruciare quello che ho mangiato. In questo video vi faccio vedere come realizzare questo trucco occhi molto sfumato, molto d'effetto, adatto a queste giornate di primavera che purtroppo passeremo in casa. All'interno del video non vi parlerò altro che del trucco e come realizzarlo, perché voglio farvi un video leggero, tenervi compagnia e tenerci compagnia, e quindi non parleremo di quarantena perché ci sono già tutti i telegiornali che ci aggiornano su come stanno andando le cose, ci sono già tutti i programmi che ci dicono di restare a casa e anche io vi prego e vi supplico di rimanere a casa. Abbiamo tutti i mezzi per sopravvivere 20 giorni all'interno delle mura domestiche, non c'è bisogno davvero di uscire per delle cose inutili come vediamo tutti i giorni in televisione. Comunque, io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Caricherò nei prossimi giorni diversi video nuovi, ma anche alcuni che avevo già pre-registrato prima della quarantena per tenervi e per tenerci compagnia. Quindi attivate la campanellina delle notifiche, così appunto non vi perdete questi nuovi video che usciranno in questi giorni. Ma soprattutto datemi un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate del trucco e se volete vedere un video in particolare. Vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ok, come vedete parto con già la base applicata, molto semplice, l'ho realizzata veramente in 4 secondi e con le sopracciglia. Vi lascio il tutorial alle sopracciglia qui in alto nella schedina e ora possiamo andare a fare il nostro trucco occhi. Come prima palette vado a prendere questa qui che è la Naked Cherry di Urban Decay e come primo colore vado a prendere questo qui che è Drunk Dial. Lo applico con un pennello a lingua di gatto abbastanza fluffy e utilizzo in questo caso un Kryolan numero 14, che è questo bel pennello non estremamente grande, però con le setole belle morbide, appunto fluffy. Quindi quello che faccio è andare a ricoprire il mio pennello con Drunk Dial. Bagno il pigmento con un po' di fissante. Ho già preparato la palpebra e ho messo su un pochettino di correttore che mi farà come sempre da primer e vado a stendere il mio ombretto. Lo picchietto piano piano e poi in seguito vado poi a sfumarlo. Con la parte posteriore del pennello, quindi con la parte pulita, vado a portare il pigmento, il colore, lungo la palpebra fissa. Questo ci darà appunto un pochettino di dimensione e con un pennellino da sfumatura vado ora a sfumare. Non ho fissato il contorno occhi, quindi con il pennello con il quale ho applicato il correttore vado piano piano a ripulire questa zona e quindi dare un pochettino di forma al nostro trucco. Vado ora a prendere sempre dalla Cherry questo colore qui che è Juicy e vado a sfumare leggermente la mia palpebra fissa e a dare appunto una leggerissima sfumatura. Con lo stesso pennello con cui ho applicato il colore principale sulla palpebra, vado ora a prendere questo colore qui che è Young Love. Di nuovo bagno il pigmento e lo vado a picchiettare al centro della palpebra. Riprendo adesso Juicy, che è il rosa che abbiamo sfumato lungo la palpebra fissa, e lo vado a sfumare lungo la palpebra inferiore. Ora, dalla palette Opulence di Zoeva vado a prendere questo azzurro qui che si chiama Koh i Noor. Come vedete, ho riempito bene le setole del mio pennello. Di nuovo vado a bagnare il pigmento e lo vado a stendere lungo la rima inferiore.
e leggermente sfumo la parte inferiore con un pennellino un pochettino più piccolino. Riprendo un pochettino di Juicy e vado qui lungo la parte inferiore. All'angolo interno vado a prendere ora questo colore qui che si chiama Society Figures. Vado ora a stendere la matita nude lungo la rima interna inferiore ed utilizzo il Color Icon Kohl Eyeliner di Wet n Wild nel colore Calling Your Buff. E per creare un pochettino di spazio trascino la mia matita qui nella parte esterna. Come eyeliner vado ad utilizzare questo qui che è Blackout dalla Naked 2 di Urban Decay e come pennello utilizzo questo qui che è un Michelangelo misura 0, che è praticamente un pennello da pittura hobbistica, quindi un pennello da hobbistica che trovate in tutti i rivenditori appunto di forniture per pittori, ma soprattutto in tutti i negozi di bricolage. Costa pochissimo, io l'ho pagato circa 1,70 euro e ragazzi, mi sto trovando benissimo a fare l'eyeliner con questo pennello. L'ho provato oggi anche per fare le sopracciglia con la pomade di Nabla e devo ammettere che il risultato non mi dispiace affatto. Ovviamente Blackout lo bagno con un pochettino di Fix Plus. Vorrei spiegarvi la sostanziale differenza tra il bagnare un ombretto con un fissante e o con l'acqua. Quello che succede è questo: utilizzando un ombretto metallizzato, come nel mio caso, potete bagnarli sia con un pochettino di acqua sia con un pochettino di fissante spray. Questo serve soltanto ad aumentarne la scrivenza, la versatilità, il modo in cui riuscite ad utilizzarlo, ma soprattutto, come vedete, ne aumenta i riflessi. Se voi andate a bagnare invece un ombretto opaco con della semplicissima acqua, create un mappazzone. Provato da me, vi posso assicurare che è veramente un mappazzone. Quando andate invece a bagnare gli ombretti con il fissante, oltre sia i metallici che gli opachi, oltre ovviamente ad cambiarne la durabilità, cambiarne la versatilità, cambiarne la scrivenza, cambiate anche la durata, perché ovviamente lo andate a fissare prima di stenderlo. Andando a bagnare un ombretto opaco con un fissante entra in gioco la glicerina, quindi aiuta a renderlo morbido, aiuta a renderlo malleabile, ma soprattutto quando l'impasto che voi avete creato sul retro della mano tende ad asciugarsi, potete rifare una spruzzata di fissante, la glicerina rientra in gioco e quello che avete sulla mano si riammorbidisce, si riumidifica e potete continuare ad utilizzarlo senza andare a pescare ombretto dal pot. Lo stesso funziona se voi bagnate l'ombretto con il fissante, ne bagnate una piccolissima zona e tutte le volte potete andare lì a rimpastare, se nel caso si asciuga potete tranquillamente riandare con il fissante e non rovinate l'ombretto. Facendolo con della semplicissima acqua tutto fate, tranne che creare un ombretto che vi possa fare da eyeliner, che sia abbastanza fluido da poterci scrivere con precisione. E ora vado con la stessa con lo stesso pennello all'angolo interno e creo soltanto qui
un minuscolo tratto che appunto andrà ad allungare un pochettino all'interno il mio occhio. E ora vado off camera a mettere il mascara. Ora che gli occhi sono finiti possiamo andare a terminare la base. Io l'ho già leggermente fissata utilizzando la Invisible Skin Finish di Mesauda. Come sempre ho fissato le zone del contorno occhi e della zona T per evitare che appunto andassero a lucidarsi troppo. Ora andiamo a fare un minimo di contouring. Utilizzo la Infinity Deep Palette di Linda Hallberg e prendo questo colore qui che è Lightier ed è quello che sulla mia carnagione ovviamente è il più adatto per andare a fare un minimo di contouring. Vi consiglio di essere abbastanza leggeri con la mano con questa palette perché sono sì polveri all over, quindi adatte per viso e occhi, però comunque sono molto pigmentate, quindi fate attenzione altrimenti uscite un pochettino fangose. Esiste anche la versione normale di questa palette, la Infinity Palette normale, che è molto più chiara e prima o poi prenderò anche quella perché su di me, se voglio appunto utilizzarla sul viso, quella è molto più adatta. Questa l'avevo presa soprattutto per una questione occhi. Ovviamente ho umberto il brufolo incerto proprio in questa zona che, nonostante sia coperto e fissato, purtroppo tutto quello che ci metto sopra va via, ma tanto chi ci deve vedere che stiamo in quarantena? Le metto leggermente, leggerissimamente lungo i lati del naso e poi vado a sfumarla sul collo. Ora, illuminante, un trick che sto facendo in questo periodo a giorni alterni, diciamo, è quello di utilizzare prima dell'illuminante normale una polvere illuminante molto leggera. In questo caso utilizzo la polvere di riso di Cinecittà, questa è nella colorazione P1 ed è veramente una polvere leggerissima con una leggerissima luminosità che utilizzo su tutto il viso, cioè nel senso sui punti che voglio andare ad illuminare e poi dove voglio ancora più luminosità vado con il mio solito illuminante. La prendo con un pennello abbastanza morbido, questo è un F35, l'ho preso su AliExpress ed è molto simile a quello di Morphe che andava tantissimo credo l'anno scorso o 2 anni fa. Questo tipo di trick non ne serve tantissima e se vi piace un illuminante un pochettino più leggero, questo è sicuramente il trick, l'applicazione che fa per voi. In questo modo nelle zone dove voglio più luminosità vado poi a mettere il mio illuminante solito, nelle zone invece dove voglio tenere la luminosità un pochettino sotto controllo lascio semplicemente questa qui. Di solito la stendo per esempio qui sulla zona della fronte e lì poi non andrò ad applicare il mio illuminante vero e proprio. Come illuminante vado a prendere la The Luminizer Squad di The Balm e vado a stendere il Penny Look qui sotto. Lo stendo con il Fan Brush di Real Techniques, che è un pennello che in questo momento sto riutilizzando tanto. Di solito lo abbandono, poi lo riprendo, dipende da come mi sento quel giorno e magari da che effetto voglio ottenere, però lo sto utilizzando veramente tanto in questi giorni che non mi sto truccando, però ecco, prima della quarantena lo utilizzavo abbastanza. E ora labbra, ovviamente avete liberissima scelta su che tipo e che colore di rossetto andare ad abbinare ad un trucco del genere. Essendo questo un trucco che io ho fatto per uscire, potete andare a vedere la foto che ho postato l'altro giorno sul mio Instagram proprio di questo trucco, vi lascio qui sotto l'handle per andare a seguirmi. È un trucco che ho fatto per uscire, quindi non ho abbinato un rossetto troppo importante, uno perché appunto non mi andava di caricare troppo, due perché sono nel periodo di sbatti, cioè non mi va di portare un rossettone impegnativo che poi devo sempre andare a ritoccare fino a che poi non mi trovo uno strato tanto di rossetto sulle labbra, quindi ne metto il minimo indispensabile e se posso neanche lo ritocco. Andiamo adesso ad applicare la matita labbra, questa è di Kryolan ed è la numero 903. L'applico soltanto sulle zone centrali delle mie labbra, lascio le estremità libere dalla matita perché voglio che questa parte qui sia delineata mentre la parte esterna sia un pochettino più sfumata, un pochettino più faded.
come rossetto vado ad applicare questo qui, che è il Pro Supreme Lipstick di Revolution Pro nella colorazione Instigator. Quello che faccio è prenderne un pochettino sulla punta del dito e andare a tamponarlo sulle labbra. Per dare pochissima luminosità alle labbra vado a prendere il Burgacao che sto utilizzando in questo periodo, che è il Burt's Bees nella colorazione neutra, quindi è trasparente, e vado con il dito a prenderne un pochettino e lo vado a picchiettare sul centro delle labbra, e quindi ad avere oltre ad avere pochissima luminosità ho anche le labbra idratate. E questo, ragazzi, è il trucco finito. Vi avevo detto che era davvero semplice. In questo periodo poi io sto amando questi trucchi un pochettino più sfumati, senza troppe delineazioni a parte l'eyeliner, che secondo me sono veramente facili da portare, ma soprattutto sono stupendi, io li trovo veramente stupendi. In più, da quando ho i capelli corti, per fortuna ho avuto la grande fortuna di essermeli tagliati la settimana prima dell'inizio della quarantena, quindi sto facendo la quarantena con dei capelli abbastanza decenti. Da quando ho i capelli corti sto sperimentando molto di più con i trucchi, sto sperimentando molto di più con i colori, perché trovo che non avere una massa di capelli su cui si concentra l'attenzione si concentra di più sul viso. In più, avendo appunto pochi capelli, posso andare a giocare ancora di più con il mio viso. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi abbia tenuto compagnia. Io almeno ho passato una mezz'oretta un pochettino diversa. Filmerò ovviamente altri video tutorial, altri video per tenervi compagnia, per tenerci compagnia in questo periodo veramente terribile. Mi raccomando, la raccomandazione che vi faccio è di rimanere a casa. Se dovete allenarvi, allenatevi in casa. Ci sono tantissimi video su YouTube dove ci sono tantissimi allenamenti consigliati. Vi lascio qui sotto nell'info box linkato il canale YouTube che utilizzavo io per allenarmi prima della mia iscrizione in palestra. Per favore, rimanete a casa. Io vi mando un bacio enorme, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina delle notifiche, così vi arriva un messaggio ogni volta che carico un video sul canale. Mettete mi piace a questo video e fatemi sapere nei commenti se il trucco vi è piaciuto, ma soprattutto fatemi sapere se volete vedere qualche video in particolare in questo periodo un po' strano. Vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!